Grazie Presidente Lupatelli, un saluto e grazie al Parlamento Europeo. Quest'anno è una città piccola di 32.000 abitanti che sta nella meravigliosa Sardegna ed è quindi un grande onore essere qui a parlare di sport e a cercare di meritare questo riconoscimento. Davanti ai rappresentanti delle istituzioni europee, decine di sindaci provenienti da tutta Europa e di grandi campioni, Oristano è stata ufficialmente proclamata città europea dello sport. La cerimonia si è svolta nel cuore delle istituzioni comunitarie, la sede del Parlamento europeo. Sono stati il commissario europeo per lo sport, l'ungherese Tibor Navracsics, e il presidente di ACES Italia, Francesco Lupatelli, a consegnare al sindaco Andrea Luzzo e all'assessore Francesco Pinna la bandiera che per tutto il 2019 sventolerà all'ombra di Eleonora d'Arborea.